Spogliatoi, dopo la partita con la Cairese, siamo con Diego Alessi, mister. Partite come questa, Diego, fanno perdere 10 anni di vita, penso, un allenatore come te. Sì, ci stiamo un po' abituando a questa cosa. Purtroppo non abbiamo chiuso la partita del primo tempo, che era ampiamente da chiudere. Abbiamo avuto 3-4 almeno occasioni facili dove non abbiamo fatto gol. Ancora al secondo tempo abbiamo ripreso con tante occasioni, una mole di gioco veramente importante, e poi alla prima occasione abbiamo preso gol. Calcio è questo, e tra un po' andavamo a spiegare una sconfitta o al massimo un pareggio oggi. Invece i ragazzi sono stati incommiabili nel crederci di nuovo fino alla fine e recuperare la partita. Ecco, presentando la vittoria di mercoledì col Pietro, ho detto una Cairese incerottata. Se era incerottata quella di mercoledì, figuriamoci oggi, visto che avevi 6 under dall'inizio in campo. C'è tante parole, tante spiegazioni su questa squadra, leggo tante cose. Questa squadra è veramente nei suoi 22-24 interpreti, tanti giovani, sta facendo un campionato stratosferico, ad oggi stratosferico. Poi la partita è stata sbagliata, per carità di Dio, ma oggi ha giocato 6 fuori quota dal primo minuto e non ho fatto sentire la mancanza di nessuno. Sono molto orgoglioso di tutti i ragazzi. Te l'avevo detto mercoledì, questa rosa è fatta da 20-22 giocatori, io li conto tutti i 20-22 e non c'è nessunissimo problema. Ero convinto che facevano la partita, l'hanno dimostrato, hanno fatto una partita di uno spessore veramente importante. Poi se abbiamo uomini di spogliatoio come Piacentini, questa squadra prende esempio da lui, possiamo fare grossa strada. Il ragazzo non doveva giocare, aveva un problema grosso al polpaccio. Fino alla prima della partita mi chiedeva che voleva dare una mano alla squadra per giocare, non mi sono fidato a metterlo, poi l'ultimo quarto d'ora ci ha risolto la partita. Avercene di uomini così, non parlo di giocatori ma di uomini. Ecco Diego, con questa vittoria è matematico l'accesso ai playoff. Adesso testa questi playoff e cosa ti aspetti nel finale di stagione? Ma intanto ci abbiamo ancora queste 3 partite che comunque, anche se siamo già qualificati, dobbiamo giocarle e dobbiamo farlo bene, perché il percorso di crescita deve continuare e dobbiamo presentarci nel migliore dei modi ai playoff. Non esiste modo migliore che affrontare le partite per vincerle, anche queste 3, e fare il massimo. E poi quando arriveremo ai playoff speriamo di recuperare giocatori, avere scelte che non abbiamo avuto da inizio anno, per poter giocarci quelle 9 partite finali con tutti gli interpreti a disposizione e giocarcela con tutti sicuramente, perché questa squadra oggi ha dimostrato, a prescindere da chi c'è e chi non c'è, se la gioca con tutti. Un'ultima battuta, hai lanciato tantissimi giovani, il 2005 Beretta, oggi dall'inizio un altro esordio dal primo minuto, il 2004 Briano, e tutti provenienti dalla cantera gialloblu. Quanto è importante avere un allenatore come te che pesca a piene mani dalle giovanili? Non so, questo te lo deve dire la società, Daniele. Io vedo, seguo questi ragazzi, e loro mi vengono dietro a pieno, ascoltano tutto quello che gli dico dal primo giorno che abbiamo iniziato, d'agosto quest'annata, e hanno un comportamento esemplare. Praticamente cercano di non sbagliare mai niente sulle mie indicazioni, stanno crescendo tanto, sono molto orgoglioso di questi ragazzi, quest'anno i giovani ci stanno dando veramente, veramente tanto. Grazie mille e complimenti. Grazie.